Benvenuto Giuseppe Porcelli, responsabile commerciale della Maggi Group. È la prima volta che sei ospite dei nostri studi, per cui benvenuto due volte. Ti voglio chiedere subito che cosa fa la Maggi Group. Buongiorno, buongiorno a te, Guglielmo, e grazie per l'invito. Il mio presidente ama definirci una boutique immobiliare, specializzata nell'offrire un servizio che definirei quasi sartoriale. Siamo un gruppo che da 30 anni si occupa di intermediazione immobiliare, consulenza, gestione attiva e strategica dei patrimoni, affiancando poi l'investitore nell'individuazione e nella valorizzazione del proprio investimento immobiliare. Quindi il vostro modello di business è l'intermediazione nel settore immobiliare. Sì, esatto, guarda, abbiamo cercato di evolverci ovviamente come il mercato si è evoluto, abbiamo ovviamente cercato di seguirlo e quindi abbiamo cercato di capire che cosa chiedeva il mercato oggi. E la nostra risposta è che questo mercato oggi ha bisogno di una figura che faccia consulenza immobiliare davvero a 360 gradi, non solo il property finder, non solo il buyer finder e tutta questa serie di inglesismi forse oggi un po' abusati. Questo mercato oggi ha bisogno di consulenti immobiliari seri, preparati, credibili, professionali, che sappiano gestire tutta la filiera che poi compone la commercializzazione di un bene. Questa filiera è data dalla preliminare attività di analisi tecnico-commerciale alla formalizzazione poi di un incarico i cui contenuti siano in linea con il mercato di riferimento, alla stesura di un dettagliato e mirato piano di comunicazione e marketing che sia al contempo pragmatico e creativo, pragmatico sotto l'aspetto economico ed estremamente, davvero estremamente creativo sotto l'aspetto commerciale. E poi che sappia gestire tutte le fasi della trattativa, dal primo appuntamento alla proposta, l'accettazione, il preliminare, il rogito e anche il post-rogito, perché non dimentichiamoci che oggi, con questo mercato, sempre di più alla nostra categoria viene chiesta anche tutta una serie di competenze burocratiche, legali, tecnico-amministrative, urbanistico-catastali, finanziarie, fiscali. E quindi siamo convinti che per stare su questo mercato bisogna saper dare al cliente, acquirente o venditore che sia, mettere a disposizione di questi delle professionalità di alto profilo in grado di dare delle risposte serie e rapide. Senti, voglio mettere un po' il dito nella piaga, non del tuo lavoro, non del vostro lavoro, ma di quello che è il sistema dell'intermediazione in Italia. E tu sai che c'è una polemica tra chi vuole che gli intermediari percepiscano un compenso sia dalla parte venditrice che dalla parte compratrice, chi invece dice no, noi vogliamo essere remunerati solo da chi ci dà un certo incarico perché vogliamo seguire specificatamente il cliente. Tu e voi in quale di queste due aree vi ponete? Guarda, io sono convinto di questo, che un'ottima, attenta e precisa, attività di acquisizione e gestione dell'immobile riesca a dare un servizio sia al venditore e di riflesso un attento e professionale servizio anche all'acquirente, perché come dicevo prima, servono delle professionalità di alto profilo, servono delle conoscenze sotto tantissimi aspetti, anche che poi esulano un attimino dal discorso immobiliare, quindi il servizio davvero è al 50%. È vero che poi alla base del nostro mestiere c'è l'acquisizione e la gestione dell'immobile, ma è altrettanto vero che gestire tutte le problematiche che genera una compravendita bisogna forzatamente riuscire a spalmare la propria attività Quindi stare davvero a con metà, l'uno e con con l'altro. l'uno e con l'altro, altrimenti verrebbe anche meno quell'imparzialità che ci deve essere che deve essere bagaglio per forza del nostro settore, insomma, della mia figura. Certo. Senti Giuseppe, dove opera il gruppo Maggi prevalentemente? Questo modello di business che abbiamo creato, quindi sempre meno venditori di immobili, ma è sempre di più invece venditori di competenze, quindi consulenti, ci ha portato a specializzarci in una serie di attività che ci ha permesso di gestire incarichi dai primari istituti bancari italiani, per i quali facciamo analisi e consulenza degli incagli, commercializziamo i beni di proprietà.
gestiamo tutte le rinegoziazioni dei loro contratti di locazione su scala nazionale. Questo modello di business ci ha portato a gestire incarichi per le principali società di gestione del risparmio immobiliari Quindi i italiane. fondi immobiliari. Esatto, quindi ad oggi gestiamo incarichi tra analisi, commercializzazione e consulenza di circa 8 fondi immobiliari, senza dimenticare poi i privati, le associazioni, partiti politici, assicurazioni che hanno voluto valorizzare il proprio patrimonio e ancora gli enti statali e parastatali che invece ci hanno incaricato di effettuare delle indagini di mercato, degli studi di fattibilità per valorizzare invece il territorio, il loro territorio. Senti, diciamo che oggi tutti sono venditori e pochissimi o nessuno è acquirente. Come riuscite a soddisfare questa platea di vostri clienti che vi affidano degli immobili con risultati, visto anche il momento, soddisfacenti? Bravissima, proprio questo è il fulcro di tutto il discorso. Mi rifaccio proprio a quello che ho detto pochi minuti fa. Con un'attenta e professionale attività preliminare di analisi del portafoglio, del prodotto immobiliare. Questo è basilare perché da questo poi scaturisce l'incarico, che deve essere in linea con il mercato, e da qui ci deve essere tutta la nostra creatività, la nostra competenza. Nel riuscire ad elaborare dei piani di comunicazione e marketing davvero mirati, cioè bisogna capire il prodotto, capire il target, capire come raggiungerlo e poi raggiungerlo. È ovvio che oggi si è ribaltato un po' il mercato, insomma, Guglielmo, tu me lo insegni, insomma, se prima c'erano pochi immobili e tanti acquirenti, oggi ci sono un'infinità di immobili e davvero pochi acquirenti. Quindi è ancora più importante questa nostra attività di analisi del portafoglio. Faccio una domanda che non mi rivolge, non vuole sapere tanto i nomi quanto le tipologie. Chi è oggi il compratore? Chi è interessato oggi a comprare? Ma guarda, ci sono due categorie preponderanti. La prima è chi ha ancora bisogno dell'immobile, soprattutto sotto l'aspetto dell'impresa. Oggi è difficile che un'impresa investa nell'immobiliare perché non so quanto ancora le banche interessi che le aziende patrimonializzino. Quindi ci deve essere davvero l'esigenza dell'immobile per l'impresa, perché altrimenti preferiscono investire nell'impresa e non nell'immobiliare. Quindi chi ha bisogno dell'immobile? E invece chi ha ancora un po' di denari a disposizione, ma deve comprare bene. Ovvio, il messaggio è chiaro, Deve comprare cioè molto chi ha bene. denaro, ha risorse, diciamo, ha il coltello un po' dalla parte del manico. Sì, ha il coltello dalla parte del manico e qui è il nostro lavoro che è tutto spostato dalla parte invece dell'acquirente, che deve riuscire a A coniugare non le esigenze farsi del pugnalare venditore troppo. e non farsi pugnalare troppo da Senti, parte invece acquirente. investitori esteri che guardano il nostro paese, com'è Sì, lì? infatti è quello che stiamo provando a fare da 3 anni. Da 3 anni a questa parte abbiamo iniziato un'opera proprio di internazionalizzazione del gruppo. Siamo andati a integrare il nostro staff con delle professionalità di alto profilo multilingua che seguono la parte mitteleuropea, soprattutto Germania e Inghilterra. Abbiamo aperto i mercati cinese, russo, americano e non ultimo quello dei paesi arabi. Dove il mio presidente Cesare Maggi ha da 6 mesi aperto un ufficio in Qatar. Anche perché ha voluto gestire degli appalti, ha creato delle società per gestire degli appalti in Qatar per le industrie italiane, una sorta di Casa Italia, ma questo poi magari approfondirà direttamente Cesare Se Maggi, vorrà se venire a vorrà venire, se ci raccontarsi. vorrà concedere la sua presenza. Bene, Giuseppe, io ti ringrazio molto di queste brevi e sintetiche spiegazioni del gruppo Maggi e del tuo lavoro. Ti faccio solo un'ultima domanda, da esperto ovviamente. Come vedi tu l'evoluzione del mercato immobiliare italiano? Noi siamo molto positivi, in generale, quindi viviamo nell'ottimismo anche perché altrimenti non potremmo fare questo mestiere. È ovvio che ci deve essere una comunione di intenti da parte di tutti gli attori in causa, da parte di tutti gli attori protagonisti di questo settore. È ovvio che devono ripartire le aziende,
bisogna ripartire dal basso, Deve bisogna, partire l'economia, deve soprattutto. ripartire l'economia. E poi va da sé che l'immobiliare è risaputo, è un volano pazzesco, perché l'indotto che crea è un indotto davvero importante anche a livello di PIL. Quindi è ovvio che il governo deve fare la sua parte, gli imprenditori devono fare la loro parte, le banche devono fare la loro parte e soprattutto per quanto riguarda banche e fondi devono tornare a parlare più di immobiliare, forse un po' meno di finanza. Bene, grazie, grazie Giuseppe. Grazie Alla a te, prossima. Guglielmo, alla prossima.